Pisello Norighi fuori, gentilmente si accomodi, Giroud in campo. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova live reaction Milan-Spezia. Proprio quella partita lì, Milan-Spezia. Sono qui da solo oggi perché Steve mi ha abbandonato al mio destino, ma proverò da solo a tifare, a sostenere questa squadra, visto che Steve, quando c'è da soffrire, si defila. L'attesa è finita? Si comincia. Guardo lì Daniel Maldini che fa il fenomeno. Fa fenomeno, Daniel! Che lo dica a tuo padre. Fa fenomeno! Grazie, Alberto. Oddio, Tataruciano in qualche modo la prende. Non so come, ma in qualche modo la prende. Stava segnando Mattia Caldare, il gol dell'ex. Mamma mia, Leao. Mamma mia, Rafa. Mamma mia, Rafa. Sei meraviglioso. Rafa, no, Origi. Era Origi, che cazzo era? Chi era che ha tirato? Origi? No, Origi fa la sua. E Tomori. Origi fa il velo. E Tomori tira quella ciabattina. Ma porca di quella troppa. Oh! Tira! No! Traversa! Chi era? Krunic? Sembrava altissimo il tiro, invece si è abbassato. Leao, bellissimo! No! E questa è una gran parata. Ma è incredibile, ragazzi. Ma una volta possiamo segnare al primo tiro? Perché dobbiamo fare sempre 15 tiri? Il tacco di Origi, ancora Origi, stava caricando il tiro. Facciamo le cose semplici però, Divock. Prima facciamo un gol, poi facciamo il secondo gol, e poi fai tutti i tacchi che vuoi, tutte le ramone, fai quello che vuoi. Bello, bellissimo, Teo! Fernandez! Con mezza gamba in meno! Teo! Fernandez! Bravo, davanti alla porta, a toccarla piano, senza star lì a tirare le bombe inutili. Vediamo se regola... Sì, forse è buona. Mamma mia che palla, ragazzi, di Isma. Mamma che palletta che gli ha dato. Al bacio, dolce, tenera. Ma mi sembrava buona, però. Che ansia ogni volta, ste esultanze strozzate. Dai, su. Cioè, se è fuori gioco, è fuori gioco veramente di un nulla. Ma quanto cazzo ci vuole a tracciare una linea di merda? Comunque, ragazzi, bisogna velocizzare sto VAR, dai. Almeno sui fuori gioco, non si può aspettare 2 ore ogni volta. Che agonia, zio caro. Boh, aspettiamo. Ma qua stiamo valutando un fuori gioco o un non fuori gioco, una roba oggettiva. Con Paint la state tracciando sta linea? Avete un programma aggiornato? Così si è bloccato? Control Alt Canch, su, veloce! Mamma mia. Oh ragazzi, è inammissibile questa cosa. Porca troia. È buono! È buono! Zio caro, è buono! Onside! Ed è giusto così! Nel culo! Io quanto siete scarsi! Nel culo! Nel culo! No ragazzi, però, ora, ok, hanno segnato, siamo tutti contenti. Il gioco è ripreso al 26esimo minuto. Sapete quando ha segnato Teo? Ve lo dico subito. Teo ha segnato a 20 minuti e 43 secondi. 5 minuti abbondanti di VAR per un fuorigioco. Brahim. No, era stato bravo ad allargarla. Leao. Quanto aspetti, Leao, a tirare? Quanto aspetti? Queste occasioni vanno concretizzate, però. Secondo me era stato anche molto bravo Brahim a dire ad Origi: Ciccio, allargati. Gli fa proprio il gesto, allargati. Però poi è mancata la lucidità e la qualità dell'ultimo passaggio, come sempre, come sempre. Oddio, Tataruciano! Tataruciano, mi ero distratto un attimo. E si arrabbia Tataruciano, come i portieri veri, perché lui è un portiere vero. Mamma mia, sta palla che prima di bloccarla, se non la tocca quelle 13-14 volte non è contento, però intanto l'ha presa. Rispetto per Tataruciano. Detto anche, qualcuno di voi mi ha consigliato, invece di dire... Tata Saracinesca, di dire... Com'era? Tata Cinesca. Forse è più bello Tata Cinesca. Perché l'altro è difficile. Tata Saracinesca. Mamma mia, Benasser, ma cosa sei, Benasser?
Quello non ti farà ammonire, peccato, peccato, si è fatto prendere dalla foga, dall'entusiasmo. Sbaglia qui però Bennacer, non c'era bisogno, non c'era bisogno, ti sei preso sto giallo stupido, inutile. Corsa di Nzola, le spalle di Gabbia, scelta Tarrujano dalla rete di rigore, Nzola lo salta, mamma mia, e non riesce a calciare in maniera pulita. Sì, normale. Ragazzi, Tarrujano era andata a funghi, era andata a funghi, mamma mia, meno male che Nzola ci ha graziato. Tarrujano a funghi, Sanzola, vergine e martire. Leao, Leao, il tao, Leao, dai, e basta con queste skills inutili, dai, con le qualità che hai dovevi farne 4 oggi, dai. Bravissimo Righi col tacco, qui il tacco ci stava, perché era l'unico modo per passargliela. Quando il tacco è funzionale mi va benissimo, quando è inutile che eviterei. Qui Leao frenetico, perché per carità è altruista che passa la palla, però era leggibilissima quella palla. Peraltro 4 minuti di recupero, cioè solo per il VAR se ne sono persi 5 e ne danno 4. Se tu non sfrutti le occasioni, spendi un sacco di energie fisiche e mentali che potresti preservare. E quello è il discorso. Cioè fare 2-0 al 40esimo del primo tempo, farlo all'80esimo non è la stessa cosa. Perché se lo fai all'80esimo vuol dire che fino al 79esimo sei con l'ansia che forse subisci gol, eccetera. Rafa, Rafa! Calcia subito col mancino in deviazione. Traversa, ma che sfiga! No, vabbè! Cazzo, traversa e tiro salvato sulla linea su Krunic. Ma siamo anche sfigati, ve lo dai. Deviazione, traversa, tiro salvato sulla linea. Ma dai. Burabia, passa su Bennacer, deve uscire Tomori. Burabia in mezzo, Gabbia non la trova nemmeno. Mamma mia, Nzola. Mamma mia, Nzola, vecchio cuore rosso nero. Che si è magnato Nzola. Capite perché faccio quei discorsi poi? Capite? Che sta partita rischi di pareggiarla al primo tempo dove meritavi di stare 6-0? Chiamiamo Steve un attimo, ragazzi. Mister Steve! Entusiasmo inutile, beh. Sono in diretta, tu. Sei già in diretta, certo, certo. Allora, parliamo brevemente della partita. L'hai vista? L'ho vista, ma non sono in live perché sono il compleanno. Cioè, c'è il compleanno di mia sorella a casa, ma c'è il compleanno. Priorità. Semplicemente priorità, va benissimo così. Ma certo, ci mancherebbe altro. Io ho saltato il matrimonio di mia sorella per un'amichevole estiva, ma sono priorità. Che pagliaccio. Comunque l'ho vista, non mi sta piacendo questa partita, nonostante abbiamo avuto diverse occasioni, potevamo già essere anche in vantaggio di più di un gol, però comunque abbiamo concesso diverse palle gol allo Spezia. Solo che teniamo in vita una squadra odiosa, perché sono odiosi loro. E cioè sono proprio una delle squadre che mi sta più sul cazzo della Serie A. Mi spiace perché ti fa Spezia, ma sai che non ho peli sulla lingua. Si vede che l'hai vista. Quindi non aveva nulla. L'hai vista mentre mangiavi lì l'arachide, il drinkino, la tortina? No. Pardon. Non ho mangiato arachidi neanche drinkini perché domani mattina ho un match. E quindi sono la partita. Sì, vabbè, sì, ma tanto sei in panchina, quindi va bene, chiamiamo Anthony. vedremo Anthony, eccolo Anthony. Allora parto con un mio commento. Così, primo tempo abbiamo chiuso bene, abbiamo un leggero vantaggio, ma non sono tranquillo perché sappiamo tutti che contro Spezia quella del vantaggio non è mai una regola, mai. E questo è carino, Però sono tranquillo, soprattutto per l'arbitraggio, perché cioè io Fabbri lo vedo come uno ferrato, ecco. Il giocatore del Milan più apprezzato da Berlusconi. Patata Rusano. E comunque posso dire che ormai Anthony ha capito dove che brogna, perché sempre l'applauso quando c'è la battuta volgare con cazzarotta. Sono contento, forza Milan. Sempre, ciao Anthony. Ciao. Ciao Steve. Anthony, ciao Dani. Ciao. Buon arachide. Sì, torno a mangiare. Che schifo. Questo è Steve, signori. Origi, tira il te la palla rimane lì. Bellissimo anche il recupero palla di Krunic. Era buono il tiro, ragazzi, era buono, era solo poco angolato.
mette Morbi in mezzo, salta e oddio ragazzi, oddio, oddio Ekdal, oddio, oddio, vuole sui piedi Maldini, ha capito Messias, ancora Maldini, oddio Maldini sotto gli occhi di Papà Paolo, fa 1-1, il primo gol in trasferta nel campionato dello Spezia, e che gol Daniel Maldini. Eh sì, va a vincere questo contrasto insieme al compagno Rezza, la palla di Rimanelli va a girare questo pallone, ma ragazzi è giusto, è giusto, 1-1 è giusto, l'1-1 per come stiamo giocando è giusto, perché tolta la sfiga delle due traverse, che lì ci puoi fare poco, per il resto troppa sufficienza lì in avanti, poca cattiveria, e poi loro fanno le azioni, perché ne hanno fatte tante di azioni. Vi ricordo le due occasioni mangiate da Nzola, più il colpo di testa prima del gol, e poi c'è il gol di Daniel Maldini. È giusto prenderlo nel culo così. E ora cerchiamo di segnare, perché in una giornata dove c'è il derby d'Italia, il derby di Roma e Atalanta-Napoli, è inconcepibile non fare 3 punti. Quindi fate voi ragazzi, fate voi. E cambiamo qualcosa, gentilmente, perché così non va. Pisellone Righi fuori, gentilmente, si accomodi, Giroud in campo. No, Messias giallo. Che ciula Messias. Cioè non sai neanche simulare Messias. Ragazzi è giallo, simulazione, è giallo tutta la vita. Lascia di la gamba, cerca di ingannare l'arbitro, è giallo. Noi dobbiamo lamentarci sempre anche quando è palese, è giusto il giallo. Uno contro due, la mette al limite. Tonali si coordina. Tonali! Sandrino sotto di croce. Che bomba! Che bomba! Anche Ibra fa così. Fa così Ibra. Che bomba! Lui di Golbelli se ne intende. Che bomba di Sandrino Tonali sotto l'incrocio. Protesta per questo intervento. Tonali! Sembra Tonali! Che gol! Perché da lì ti viene quasi di mamma mia che gol! Era anche indietro con il corpo, ragazzi. Che gol! Cos'è che riguardate? Possiamo dare il gol subito una volta? Andato a rivedere. C'è un po' di nervosismo lato panchina Spezia vicino al monitor. Ho anticipato. È fallo. Da non fingere. L'azione perciò nasce da un fallo che è stato rilevato solamente successivamente non in campo, perché cioè ormai non si può neanche più esultare come si deve. Non rompere i coglioni, quarto uomo del cazzo, non rompere i coglioni con ste puttanate, che il giocatore deve entrare quando il giocatore che deve uscire supera la linea. Ma vattene a fanculo con ste puttanate, con ste puttanate del cazzo, vattene a fanculo. La tocca Tonali, Hernandez addosso a Ellerson. Ma cazzo, ma era da 70 metri, come cazzo fa a provare il tiro da lì? Che polli a cadere in questi tranelli, che polli. Mo si beccano il giallo. Che polli. Va bene, perfetto, mi hai dato nel pensiero. Devo vedere. Mi hai letto nel pensiero. Sto auricolare muto. Ma che cazzo è che parla? Non riesce a ripartire perché Kalulu è bravo. Tonali da due volte uno sguardo dentro, cerca Giroud sul secondo. Giroud! Che golazo! L'attaccante centrale, che golazo! I compagni sanno che possono appoggiarsi e fa un gol impressionante. Se prima abbiamo usato dei tempi di Tonali strepitosi, incredibile. Questo è un gol di acrobazia. Che Dio ti benedico, Oliviero! Non solo la che golazo! Era già ammonito, che coglione! Si era dimenticato, ragazzi. Si era completamente dimenticato Giroud. E se servono reti pesanti, tranquilli che c'è Giroud. Ciao Sparviero! Ma che stagione! Da fenomeno che ha fatto Sandro! Che assist di Tonali anche, ragazzi. Che assist di Tonali, che gol! Ma che gol hai fatto, Oliviero! Si è girato Giroud. Calma, è lunga, calma. La partita si era incanalata in maniera simile all'anno scorso. Sì, lungo.
va a saltare da Tata Cinesca, c'è e fa ripartire anche Tonali, fa ripartire anche Tonali. Lui e Rebic contro Ampadu. Tonali va in Tonali col piattone. Poteva fare meglio, poteva tenerla lì quella palla di merda Tonali, però col seno del poi. Dai, De Chietelare, chiudi. Oddio, che bello. La palla finisce sul fondo. E qui probabilmente finiscono le speranze dello Spezia. Tasta stop, vince il Milan 2-1. Forse soffrendo più del previsto, ma con un gol capolavoro di Olivier Giroud, che nel finale si è fatto anche spendere. Gentilmente si accomodi, Giroud in campo.